Ciao ragazzi, ciao, ben trovati a tutti. Oggi si corre il GP di Monte Carlo. Oggi so veramente dolori. Intanto state vedendo a schermo l'albero dello sviluppo. Stiamo lavorando un po' su tutti i fronti, a parte la resistenza come al solito, ma in realtà siamo anche arrivati al livello della Mercedes adesso, però il problema è che arrivano due gare in fila una all'altra che sono molto problematiche. E sono Monaco e Baku. Monaco stasera, Baku la correremo con tutta probabilità sabato mattina. Così poi da settimana prossima le cose sono tutte in discesa. Ciao a tutti intanto in chat, ciao Nanni, ciao Lil. Ciao il Pigna, che è Pat. Come mai il Pigna? Ciao Dami. Ciao Jacopo, appena tornato da mountain bike. Che goduria Monaco, che goduria per voi ragazzi. Ho fatto delle prove libere che forse le peggiori che io abbia mai fatto. Allora, vediamo un po'. Allora ragazzi, andiamo a buttarci in qualifica. Le prove libere sono andate veramente uno schifo, uno schifo. Quindi non oso immaginare cosa ci attende in qualifica in questo weekend di gara. Come detto, oggi è a Baku, poi sabato si gioca un po' in difesa. Dobbiamo cercare di limitare i danni perché è molto facile farne di danni qui a Monaco. Ma perché ci stanno sti... No, comunque c'è qualcosa che non va. Intanto la casera è benvenuto, però aspettate, prima di partire, perché c'è qualcosa che non va. Non so perché già dall'altro giorno ho sti alert imbarazzanti, ma vediamo se riesco ad aggiustarli in corsa. Non so perché me li ha resettati. Che miseria. Oh. Veramente non capisco. Se soffri di sottosterzo, vuol dire che le gomme anteriori non hanno abbastanza aderenza. La vettura non riesce a inclinarsi sulla gomma, probabilmente a causa di sospensioni anteriori troppo rigide, oppure l'ala anteriore non produce una deportanza sufficiente. No, la cosa bella è che ho pubblicato oggi su YouTube il tutorial per gli alert e mi si sono resettati i miei, cioè. Aspettate, vediamo se riesco a fissarli al volo, se no sti cavoli li fisso per la prossima. Allora, ci sono solo poche vetture in pista, meglio uscire adesso prima che il traffico aumenti. Esatto. Quindi no, però è giusto, scusate, faccio un attimo un test, perché mi sembra veramente strano. Copiare. Vediamo un attimo su OBS. Mi sembra corretto. Ok. Boh, li ho resettati, vediamo se funziona, se no poi ci perderò tempo ovviamente a telecamere spente. Allora, torniamo a noi, torniamo a noi. Invia pure la bet, ciao Ola, cioè, Lando, bug, sì, è un bug paranormale, esatto. Ciao Andrex, ciao David Good, intanto buonasera, tutto bene? Sì, assolutamente. Che schifo di alert, esatto. Puoi dire quello che hai detto? Se hai letto i messaggi prima che era il Commercial Black? Aspetta. Lo schermo da PS4 ti serve una scheda d'acquisizione video, ma puoi farlo tranquillamente col tasto share, quindi non ha senso spendere soldi. E le idee, Lillo, se non hai idee è un problema, perché
La competenza puoi apprenderla tramite tutorial, le competenze tecniche le puoi imparare, ma se non hai qualcosa da dire è inutile che ti metti a fare i video. Quindi quello lì purtroppo non può aiutarti nessuno, nel senso, avere qualcosa da dire è la base del comunicare. No, operativo oggi, tranquillo, quando ci penso io. Ragazzi, la bet io ve la faccio anche abbastanza semplice. Per la qualifica, se riesco a scrivere, ok? Arriviamo in... Se vuoi reperire delle informazioni specifiche o vuoi effettuare dei cambiamenti alla vettura nel corso di un pit stop, dimmi pure di cosa. Ti do un minuto per scommettere se arriviamo noi in Q2. Questa è la nostra bet per le qualifiche. Andiamo a impostare intanto il setup. Mentre la radio è attiva, puoi sfogliare i gruppi di comandi. Lo faccio vedere come sempre. Ok, lo vede, perfetto ragazzi, questo è l'assetto, andiamo avanti gli altri. Io lo dico, secondo me faremo molta fatica anche ad entrare in Q2, anzi probabilmente non ce la faremo neanche, se la situazione è quella che ho visto nelle prove libere, che era veramente drammatica. Dunque proviamo a fare un giro, vediamo come va. L'ala anteriore, il danno non sembra grave, ma cerca di non peggiorare la situazione. Diciassettesimo, un tempo tremendo. Ciao Samu, l'ultima volta che ti ho visto a Monaco era con l'Alexander Racing da pad, prima stagione. Io lo odio, lo odio veramente a Monaco, ragazzi. Abbiamo perso tempo per riparare i danni della vettura. Proviamo. Il nostro miglior giro è 1. Riproviamo. Ci serve migliorare di almeno. Ma in realtà basterebbero 2-3 decimi per stare relativamente tranquilli. No, perché tanto poi fanno tutto il tempo fantasma alla fine. Però noi pensiamo a migliorare sto tempo. E poi quello che viene, viene, dai. Dove mi concedevo zero flashback, sì. Sì, beh, avevo anche tutti gli aiuti attivati, però. Ciao Davide! Ho sistemato l'alert, meno male, va.
mancano solo 2 minuti alla fine e sei in zona eliminazione. Ci serve un giro a gran velocità o saremo fuori dalle sessioni di qualifica. Questo è buono, eh. Questo è molto buono. P9, direi che per il Q2 siamo tranquilli. Quindi, ragazzi, penso anche di potervi dare le papaie. Adesso attendiamo il response ufficiale, però. Mi è sembrato un giro decisamente buono. Vediamo un po'. Eh sì, il nostro Nico termina al 9° posto, quindi in Q2 ci arriviamo. Chi ha scommesso vince le papaie e ci andiamo a giocare un Q2 che a questo punto ci lascia anche una piccola speranza per il Q3. Vediamo un po'. Ciao da boss intanto, anzi da boss. Sì, avevo il cambio automatico, esatto. Esatto, David Good, esatto. L'As, mi piace molto la livrea, chiaramente russa. La cosa divertente, esatto, è che è una macchina statunitense che però, per ovvi motivi, c'è una livrea praticamente che è la bandiera della Russia. Però a livello di prestazioni sono anch'io abbastanza preoccupato per l'As, che rischia veramente di fare un campionato staccatissimo dagli altri. La Aston Martin, la livrea non mi piace, speravo fosse un più verde, invece è proprio verde petrolio, è quasi una sfumatura più del blu che del verde quel colore lì, e non mi piace molto, però credo che farà benissimo la Aston Martin, anche perché ragazzi è pur sempre una Mercedes comunque. Grande Dami. Allora, Q2 ragazzi. Poche macchine in pista, potresti uscire adesso. Ciao Spider-Man, grazie per l'hosting. Allora. Con che gomma partiamo qui? Io partirei con questa. Facciamoci un giro con gomma usata, ovviamente. Proviamo, dai. Per me la Ferrari sa come l'anno scorso, sì. Vabbè, addirittura fucsia mi sembra eccessivo con la gomma usata, ma vediamo, ma... Oddio, per Verstappen ho visto che il tempo l'ha fatto, quindi forse è un tempo buono veramente? No, è già un terzo posto, no, infatti mi sembra strano perché con tutta la gomma usata fare un buon tempo è quasi impossibile, anche se comunque, ragazzi, non è un tempo brutto, eh. Ciao, Leo Torta, non è un tempo brutto per niente.
Finora il nostro miglior giro è 1 minuto 10,1. Boh, proviamo ad avanzare un attimo, vediamo com'è. Ma ragazzi, io potrei anche vedere riuscire, mi sa, a sto punto, eh. Però, certo, partiamo con le gomme usate. No, 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 dobbiamo farlo un altro giro. Almeno provare, perché sennò partiamo con la gomma usata del Kuno addirittura. Quindi ci proviamo, dobbiamo riuscire a migliorare un po' sto tempo. Per forza. Aspetta, però. La schermata delle impostazioni auto sul tuo display multifunzione ti permetterà di modificare diverse impostazioni. Gialla è assolutamente impossibile. No, dobbiamo migliorare il tempo non tanto per stare tranquilli e andare in Q3, ma proprio per non partire con la gomma usurata. Tanto poi la strategia qui, ragazzi, c'è poco da inventarsi. Qui si fa rossa-gialla. Ciao Dioric. Beh, becchiamo un attimo l'errore della prima curva. Cazzo, ho messo il folle. Mannaggia a me. Mannaggia a me. Flashbackiamo l'ultima curva. Ma che tempo ho fatto prima? Che come con le gomme usate non riesco a batterlo. Con le gomme nuove non riesco a batterlo. Ok, lo battiamo di pochissimo. Quel tanto che basta per cambiare le gomme. Ciao Leo, benvenuto. Ho una Toyota Yaris del 2005, figurati. Addirittura P3. Ha laggato un po' con l'alert, lo so ragazzi, purtroppo devo cambiare computer. Sono arrivato alla conclusione che è il processore che non ce la fa. I drift con la Yaris. Tu sei in casa dal 71, sì. Meno male, meno male. Per punti pesanti, cioè pesanti. Sarebbe stati pesanti se li avessimo persi, ai 3 punti. Ma alla fine tutti vincono, quindi ti servono soltanto a rimanere attaccato al treno. Un doppio alert. Come un doppio alert? Oh signore. Andiamo sempre peggio qua. Allora, un doppio alert poi, scusa. Ok, credo di aver capito perché il doppio alert. Casino oggi. Proprio da aver capito.
Il tracciato non è affollato per il momento. Entriamo in pista finché è libera. Allora, aspettate che aggiusto sta cosa, che forse ho capito da che dipende. Credo che laggava se partono due alert. Allora, noi facciamo così. Facciamo così e facciamo ok, così dovremmo aver risolto. Aggiornatemi. Ti sei mai pentito di aver preso il volante? Assolutamente no, anzi, mi pento di non averlo potuto prendere prima, in realtà. Allora, ragazzi, le gomme nuove ce le abbiamo, proviamo a fare il tempo, dai. Attenzione raga, attenzione perché Hülkenberg la mette in P3 in questo momento. Calibrazione. Sì, il momento di dare è la calibrazione, assolutamente. Ciao Mattis. Bene, vedo che adesso l'alert ha funzionato. Benvenuto. Allora, mancano 4 minuti, potremmo tentare l'assalto alla pole addirittura. Io quasi quasi un tentativo lo farei, ragazzi. Davanti abbiamo Verstappen. Oddio, Bottas ha fatto anche Verstappen, sono lontanissimi, 4 decimi. Però, tentare non nuoce, dai. Io direi che un tentativo lo farei. Il nostro amico può tentare l'impresa, sì Tommy, stavolta... Ah, ma vi giuro ragazzi, io vi farei vedere i risultati in prove libere. Anzi, non mi spiego perché in prova libera va così in piano la macchina e poi in qualifica... Cioè la CPU c'è una differenza tra prove libere e qualifica che è impressionante oggi. No, il traffico no. Togliti, togliti, togliti. Dai, guarda quanti ce ne stanno.
Vaffanculo. Partiamo da qua che è dritto almeno. Non volevo, che palle. No, vabbè, vaffanculo, dai. Basta. Torna al garage. Sì, la Aston Martin a me non piace molto. Comunque, vediamo come finisce, dai. Vediamo come finisce, dai. Concluse le qualifiche, rivediamo partiamo quarti. Si mette davanti Hamilton, c'era da aspettarselo. Attenzione a Ricciardo, ragazzi. Attenzione a Ricciardo con la Ferrari. Un sussulto della Ferrari in prima fila a Monaco. Buona, buona comunque, raga. Seconda, la terza fila, scusate, perché giustamente c'è Verstappen anche davanti. La terza fila non può, non c'è troppo da lamentarsi. Dai, a Monaco può andare anche bene. A questo punto parte la prediction audace. Ottima giornata. E tu che ne dici? Non partirai dalla testa del gruppo. Sei preoccupato? Il setup sarà, l'ho fatto vedere prima, poi tipo guardare la replica con calma, lo faccio vedere come sempre prima delle qualifiche. Come pensi di aver messo a pensare questa stagione? Bene, bene, diciamo bene. Non so come ha fatto la Ferrari a fare quel tempo, infatti. Ci sta un decimo dopo Max realistico, sì, è vero. Allora, Albon, il buon Albon. Allora, ho lanciato il la bet ignorante, ragazzi, addirittura podio o non podio, quindi potete anche scommettere se volete. Vi ricordo che c'è sempre attivo il la sfida community per raggiungere le 250.000 papai entro un mese e ci facciamo una maratona di 12 ore. Sono contento di non sentire Albon. Povero Albon. Allora, occhio alla pioggia, ragazzi. Voi non lo vedete, ma nell'ultimo riquadro, nel meteo, dà pioggia nel finale di gara. Quindi attenzione anche a questo. Allora, tanto Pat ha dato un bel contributo di 8.000 papaie alla causa. Andiamo in gara, va. Te l'ho detto, Jacopo, grande, grande. Quante papaie totali stiamo? Da qui non lo vedo adesso.
Penso che voi possiate vederlo la chat, credo che mi compaia. Una vera corsa su strada, nel senso letterale dell'espressione. Così Mr. Monaco, il leggendario Graham Hill, ha descritto questo evento. Le monoposto sono cambiate molto negli ultimi 50 anni, ma si corre ancora su queste strade affacciate sul Mediterraneo. Non c'è vittoria più ambita. Questo è il Gran Premio di Monaco. Il prestigioso circuito di Monaco di oggi non è del tutto diverso dal tracciato che fece il suo debutto quasi un secolo fa. Si tratta di 3 km 200 metri, 19 curve per le strade di Monte Carlo. E anche se la velocità media del giro di circa 150 km orari è la più bassa della stagione, i margini d'errore sono praticamente inesistenti. Quindi questo è l'habitat naturale della safety car. Come sempre, sono qui con Luca Filippi. Ok, con te vorrei parlare di Carlos Sainz. Come sempre, la scarsa affidabilità è una minaccia reale. E oggi parte da quella posizione per un cambio alla Power Unit. Non sarà facile tornare davanti, da lì. Prima o poi tutti in carriera si misurano con penalità o problemi di affidabilità della monoposto. Il dolore va sopportato per concentrarsi sul lavoro da svolgere. Sì, io penso che Perez possa dare del filo da torcere a Verstappen. Ma bisogna solo sicuramente più di quanto ne abbia dato Albon. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. Luca, dovresti avere a schermo il tasto per contribuire con le papaie se sei da computer. Nel resto della griglia invece Bottas, Verstappen, una Red Bull e Giovinazzi, Kiat, Leclerc, Albon e Pierre Gasly, Perez, Ocon, Guan Yu Zhou e Grosjean, Norris, Stroll, Kevin Magnussen e Nick De Vries. Russell e Carlos Sainz partirà dall'ultima fila. Ci siamo, è tempo di correre. Dirigiamoci in pista e godiamoci la partenza. Dai. Vediamo un po'. No, io vorrei proprio non usarli i flashback se possibile. Quantomeno non più dei tre che ci concediamo. Vediamo come si mette, ragazzi. Se c'è da ritirarsi ci si ritira oggi, eh. E lo dico molto tranquillamente. Sempre se non si è buggato il gioco. L'ultima volta abbiamo guadagnato dei punti. Continuiamo così. Very good. Mazepin c'ha i sordi. Mazepin fa quello che vuole. L'ha già dimostrato. Purtroppo. Allora. Stessa livrea della Haas, ragazzi, è frutto dell'arroganza di Mazepin. Vabbè, c'è poco da fare con la strategia, ragazzi. Questa è la strategia. Anche se occhio alla pioggia. Però non è che possiamo inventarci qualcosa di diverso, per cui andiamo così. Chiaramente andiamo a risparmiare sul carburante. E ciao Marco, benvenuto. Partiamo col giro di ricognizione o di formazione, come dicono quelli bravi. Non abbiamo rilevato nessun problema tecnico nella partenza di prova, ma tieni d'occhio i giri del motore alla partenza. Cazzo, non pensavo che inchiodasse così. Vabbè, rimosso al giro di formazione, dai. Possiamo anche saltare. Buono, Derek, dai. Buono. Dai, sui motori. Vabbè, manca a fa così però. Ah beh no, qui non devo flashbackare, mannaggia a me, vabbè. Vediamo se col flashback ce la facciamo, ma è quasi impossibile.
infatti era, era praticamente impossibile col flashback, ragazzi, recuperarla. Che okay, oh. Riproviamo. Partenza molto brutta. Che fa Kvyat? Che fa Kvyat, raga? Sì, però mi scoccia un po' che deve rompermi l'ala. Speriamo di evitare il contatto con la giallona. Senza rifare la partenza. L'abbiamo fatta brutta ed è giusto che ce la teniamo brutta, però... Andiamo avanti il folle. Mandiamo avanti il folle. No, 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 non è giusto. No, raga, ma che sta succede? Dai, ma... Ma come se... Cioè, ma io chi ho preso la posizione ingiustamente? Ma dove vado qui? Non posso mica andare addosso alla giallona. Non è possibile, però. Mi chiudono in una maniera che è ingiocabile qua. Eh sì, vabbè. È passato Kvyat. No, non lo accetto. Scusate, Scusate, però questo non lo accetto. Cioè, che Kvyat passa in questa maniera non lo accetto. Vabbè, niente, ci dobbiamo accontentare di quello che viene. Facciamo una cosa, riavviamo la sessione un'ultima volta. Come va, va, perché tanto era compromessa dalla partenza. Albon? Si marcia un po' prima, questo dovrebbe favorire il risparmio di carburante. Questa volta sono partito molto male. Dai però, raga. Vaffanculo, va. Quanto odio sto traffico inutile. Teniamoci lontani, che sennò andiamo a muro di nuovo qua. Dobbiamo superarlo, ragazzi, sennò ci rallenta. Qui ed ora, qui ed ora. Niente. L'uso del DRS sarà consentito no, per no. Questo giro. Usalo nelle zone DRS. Dai! Se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Quanto ci sta rallentando. Stai aumentando il distacco dall'auto che ti segue. Dai, cazzo, togliti. Ha fatto perdere una vita, una vita.
Beh, poi Dante hanno preso 4 secondi di vantaggio. Attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia. Aspettati di vedere pioggia tra 10. Qui mi gioco il secondo flashback, raga. Riserva di carburante è molto bassa. Non tirare troppo le marce, in questo modo potremo limitare il consumo di carburante. Ok, il distacco è 3,1 secondi. È al primo posto. Come sbinna, raga, come sbinna. Ma stiamo consumando una marea di carburante, è una roba imbarazzante. Ha problemi Bottas, raga. Problemi per Bottas. Vediamo un attimo il replay. Bottas ha perso tipo un secondo e mezzo. Vediamo un po'. Non abbiamo però... No. Vabbè, non lo so. No, scusate però, mi ero deconcentrato. Mamma mia, raga, com'è brutto quando ti fermi e perdi la concentrazione su una pista del genere. Ovviamente ti distrai da qualunque qua. A proposito, se parlo poco è per questo chiedo venia. No, 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 non volevo, non volevo. Mi devo riconcentrare.
guadagni un secondo a giro sul pilota che ci segue. Non riesco a avvicinarmi però. Nessun problema alle gomme da riportare, concentrati sulla gara. Si marcia un po' prima, questo dovrebbe favorire il risparmio di carburante. Provare l'undercut. Bene, abbiamo energia a sufficienza. Passa in modalità sorpasso e provaci. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Stiamo recuperando su Verstappen. Bottas ci sta portando da Verstappen. Io sarei tentato di fare undercut, anche se poi però rimaniamo incastrati nel traffico, non so quanto possa convenire. Ci proviamo. È il momento buono per il pit stop, rientra ai box alla fine di questo giro. Vediamo un po', raga, vediamo un po'. No, non è entrato pure Max, per fortuna. Pronti, vai. Speriamo di uscire davanti, però non mi sa che non ce la facciamo.
Usciamo proprio nel traffico, porca miseria. Proprio nel bel mezzo del traffico. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Andiamo in magra, tanto a questo punto non possiamo spingere. Che sfiga. Ho fatto male i conti, raga. Guardate quanto tempo si perde qua. Che cazzo fai? Che cosa cazzo? Guarda, so proprio dei ritardati questi, eh. Non è possibile. Niente, dobbiamo stargli dietro. Dobbiamo perdere una vita qua dietro a lui. Io non ci sto però. Ma non è possibile, ma stai dietro. Vaffanculo, va, fai entrare la safety car. Vaffanculo. Non volevo fare sta cosa, vabbè. La riserva di carburante è molto bassa. Non tirare troppo le marce, in questo modo potremo limitare il consumo di carburante. Ci risiamo. Ma no! Ah, ok, non si è messa ancora la penalità. Quindi il distacco dal tuo compagno avanti a te è 4,0 secondi. Io non lo so come abbiamo fatto in curva 1. Ci siamo messi davanti a Bottas. Lì davanti c'è Max. Dobbiamo sfruttare il traffico per prendere Max. Però dobbiamo toglierci Zu adesso alle scatole. Togliti. Togliti. Passa anche Bottas, abbiamo perso un sacco di tempo. Che casino sta pista, non è proprio fatta per la Formula 1.
Dai che Max è ancora incastrato, dai che Max è ancora incastrato. Devi utilizzare il pulsante del sorpasso più spesso, c'è molta energia da usare. È la nostra occasione. Sì, siamo dentro, siamo dentro. Sì. Ops, ops, piano. Dai, zu, togliti. Ah, è Perez, scusate. Non ho neanche visto che era Perez. È vero, perché zu, abbiamo superato prima. Togliti, togliti, togliti. Dai. Di pioggia nel giro di qualche minuto. È incredibile. Ci giochiamo l'ultimo flashback, raga. Che troia. Speriamo che Sergio resista a Verstappen. Vorremmo che cambiassi marcia un po' prima. Questo dovrebbe favorire il risparmio di carburante. Speriamo che li tenga un po' dietro. Cerchiamo di spingere adesso. Se Gasly ci tiene dietro Ricciardo, magari recuperiamo anche Ricciardo, chissà. Vai Pierre, resisti con gomma gialla che arrivo anch'io.
riesco a prendere Ricciardo. È la mia occasione, è la mia occasione, sono dentro. Adesso senza cercare di strafare su Gasly, che tanto dovrà fermarsi. Mamma mia. Dobbiamo recuperare tantissimo carburante però. Non mi è mai capitato di andare due giri e mezzo sotto. Eccolo Gasly che ci lascia spazio, bravissimo. Io non so come faccia Hamilton a stare a più 18 secondi, ragazzi. Siamo a 3 giri sotto il target carburante, è fondamentale risparmiare carburante. Passa una miscela magra. Ci sto provando. E mo viene pure a piovere, raga. La riserva di carburante è molto bassa. Non tirare troppo le marce, in questo modo potremo limitare il consumo di carburante. Eccola la pioggia. Cominciamo ad andare in miscela magra, va. Mo bisogna stare attenti. Fai attenzione alle condizioni. E capire. La pista sta diventando, esatto, più bagnata. Capire però quando mettere. Se passiamo già da bagnato. Gomme intermedie saremo molto più lenti. Adesso Ricciardo attacca. Anche perché sto in magra e sto andando anche volutamente piano, perché non vorrei sbinnare adesso. Sì, adesso ci vorrebbe la safety car per prendere Hamilton. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 8,3 secondi. Siamo a metà gara, ragazzi, è iniziato a piovere molto presto, La pioggia è arrivata veramente molto presto. Qui rischiamo di fare addirittura due stint con le intermedie. Dovresti usare la modalità sorpasso. Devi aumentare il passo. No, mo ricomincia a venirmi addosso all'ultima curva, penultima curva. Ma sono dei pazzi, raga. Ma perché freno così tardi? Ecco. Ricciardo si è appena rovinato la gara. Mo ricominciamo la tarantella. Che tutti mi tamponano. Che palle, ero contento che la Ferrari arrivasse sul podio, invece niente. Non capisco perché lì esce più, tira dritta e gioca di sponda con quello davanti. Sono dei pazzi. Cioè, quando vorrebbero frenare loro? Sì, Max è molto veloce, ma tanto mo vedrai che quando mi arriverà addosso romperà anche lui. Io poi, raga, non so se avete notato, ma sto andando super a risparmio adesso. Un po' perché ho paura di scivolare con l'asfalto che inizia a essere umido, e poi perché siamo in miscela magra, dobbiamo recuperare tantissima benzina. So che le condizioni sono difficili, ma cerca di resistere. Non credo che la pista sia pronta per le gomme intermedie.
questa pioggia leggera dovrebbe durare un po'. Ok, stiamo per restare a secco. Prova a cambiare marcia un po' prima, ci aiuterà a risparmiare carburante. Le vogliamo cambiasse gomme? Eccone un altro. Ma perché mi dovete venire addosso? Leggera durerà almeno per 20 minuti, forse di più. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Lo dite voi. Fortuna che qui è difficile superare. Comincia a diventare ingestibile. Che vogliamo fare? Le gomme da asciutto sembrano le più indicate per ora. Questa pioggia leggera durerà almeno per 20 minuti. Non hanno più grip, raga. Anche quando accelero. Credo che sia arrivato il momento di venire a cambiare quelle gomme. Bene. La cambiamo la strategia. Confermo la sosta al termine di questo giro. Se Max si ferma adesso è un folle, mamma mia. No, vanno dritti. Attenzione all'undercut, ragazzi, o all'overcut qui, eh. Perché è veramente decisivo. Ma che cazzo? No, fermi. Ma mi hanno messo le gomme rosse, no.
No, raga. Ma che cazzo, pensavo avesse cambiato strategia. Facciamo in tempo? Sì, facciamo in tempo. Aspetta. Mo come cazzo? Non lo so, dovrò provare 8 volte per fare in tempo. Vediamo un po'. Vabbè, dai. Abbiamo perso un sacco di tempo, ma almeno abbiamo rimediato. Vai, vai ora. Dicevo, mo dobbiamo fare un buon giro adesso, perché altrimenti se loro girano più veloci al pit stop poi diventa un problema dopo, quando riescono. Occhio anche al traffico, noi finalmente stavolta non ce l'abbiamo. Cerchiamo di girare anche in standard. I commissari l'hanno vietato a causa delle condizioni meteo. Abbiamo ancora molta energia in riserva. Usa il pulsante per il sorpasso. Max è rientrato ai box. Max ai box. Cazzo, raga, riesce molto prima. Non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Sì. Ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo tenuta, raga, l'abbiamo tenuta. Adesso vi dirò. Bisogna tenere la posizione, ma sperare in una safety car. Che ci consenta. Madonna. Che ci consenta di recuperare Hamilton. Questo settore già è lentissimo. Sul bagnato è imbarazzante. Porca troia. No, dai, usiamo un flashbackino in più, va. Che palle, però. Non c'è aderenza a queste gomme. Non capisco se è perché sono ancora molto fredde. Non gira proprio. Difficilissimo fare 10 giri così, eh. Bisognerebbe la safety car anche per rilassarsi un attimo.
tua ala anteriore è danneggiata, è meglio se rientri al più presto per evitare che la situazione precipiti. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Che palle. Allora, raga, posso anche fare il flashback, ma stavolta è l'ultimo. Nel senso, in questi ultimi 10 giri qualunque cosa accada, e sottolineo qualunque cosa accada, quindi anche se succede qualcosa per colpa della CPU, poi ce la teniamo, perché ne abbiamo usati 4, di norma sono 3, ok che è Monaco, ok che piove, ma facciamo veramente l'ultimo. No, niente raga, non lo facciamo. Ci ho pensato troppo. Giusto così. Max è rientrato ai box. Il regime di virtual safety car sta per terminare. Bandiera verde. Capirai pure la penalità. Mantieni positivo il delta fino alla bandiera verde. Povero Max. Fuori, sarai subito in gara all'uscita dai box. Fuori, esci ora. Cazzo abbiamo fatto? Disastro, veramente un disastro. Cioè, praticamente Max ha scontato la penalità insieme a me. Ancora 10 minuti di pioggia, poi dovrebbe asciugarsi. 10 minuti. La colpa è mia dell'errore, la penalità era veramente ingiusta, però vabbè, che dobbiamo fare? Sì, ciao. Mamma mia, non ha aderenza, raga, non ha aderenza. Stava per succedere la stessa cosa di prima. Comunque, praticamente, per chi se lo fosse perso, prima... ho perso il controllo della vettura che ha sbandato. Verstappen, che mi era dietro, mi è venuto addosso e mi ha dato penalità. Che potevo fare io? Vabbè, me lo prendo qui il flashback che non ho usato prima. Adesso mi sono proprio deconcentrato e demoralizzato al massimo. Però in realtà possiamo ancora andare a punti e siamo davanti a Kvyat e Verstappen. Quindi bisogna rimanere concentrati, sforzarsi di rimanere concentrati. Non è facile, ovviamente. Distacco dall'auto dietro, 9,2 secondi. Distacco dalla vettura che ti precede è 6,1 secondi.
Ci vorrebbe la safety car, sì. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 13,7 secondi. Dai. Mettiamo grassa, proviamo a prendere quelli davanti, dai. È follia, raga, è follia. Cioè, non sta letteralmente in strada sta macchina. Sì, oddio mio. Consigliamo di passare al Mix 2, carburante al Mix 2. Raga, è l'ultimo, dopodiché veramente mi ritiro. Siamo ancora convinti di avere le gomme giuste.
distacco dalla vettura davanti è 13,3 secondi. Sì, veramente, Dami, uno stress tremendo sto GP. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Non vedo che finisca, lo giuro. Questo è l'unico GP che proprio non mi dà gusto, cioè non mi dà quasi fastidio correre qua. Nemmeno Baku mi fa sto effetto. Il carburante è a posto, lo stai gestendo molto bene. Beh, vabbè, eccone in alto, sì, poi. Bandiera blu. Fai box. Hamilton! Blu. Ci sta doppiando Hamilton, raga. Vai, passa, passa. Non tu, Max. Dai, in un certo senso siamo di nuovo secondi. Oh, vabbè, ho capito. Che coglioni, però. Ma perché mi deve girare così, Max? Che palle, che stavi scrivendo lì? No, Max, no, 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 no. Ho capito, ma che cazzo. Ma non è che lui mi sta doppiando, però. Che coglioni. Eh no, così col piede abbassato. Mamma, che casino. Sono stress infinito, raga, vi giuro. Non lo prendo più, porca miseria. Però non è giusto. Allora, devo capire com'era abbassato il piede, senza accelerare troppo. Ecco, stai dietro. Non girarmi, Max, non girarmi. Non gliela fa, eh. Non gliela fa proprio. Io capisco perché qui, su questa pista, la CPU, se non ti può passare, deve per forza girarti. Non capisco sta cosa. Cioè, non possono frenare? Piano, piano, piano. Piano. Mamma mia, piano. Ah. L'avevo quasi tenuta, ma poi mi è arrivata un'altra botta. Ma dove deve andare? Dove deve andare? Che stress, Max, che stress. Carburante a sufficienza per altri 4 giri. Distacco dall'auto davanti. 20. Guardiamo che succede alla penultima curva. Eccolo. No, stavolta no. Ho visto che arrivava, ma stavolta ha frenato. Vabbè, raga, dai, basta. Il distacco basta. Dalla vettura dietro di te. Dai. Doveva andare così oggi. Va così, va così. Vediamo come arrivano gli altri. Vediamo quanto. Sì, un'amarezza tremenda. Questa vista veramente non supporto. Ci mancava la pioggia. Oggi c'era quasi riuscita, ragazzi. Perché prima che iniziasse a piovere non era andata male. Anzi, eravamo secondi. E ci eravamo messi in una posizione in cui potevamo difenderci abbastanza tranquillamente. E poi, però, è arrivato il bagnato. E la macchina, anche con le intermedie, non ha mai avuto grip. Ovviamente perché abbiamo l'assetto da asciutto. Probabilmente è quello. Però non abbiamo mai avuto grip. Alla fine Ricciardo recupera, addirittura arriva quarto, Addirittura arriva quarto. Lo avevamo detto, a Monaco e Baku ci allontaneremo dal primo posto del mondiale, è vero, è vero.
Ancora una volta la vittoria spetta. Monaco è stressante e frustrante normalmente, ma sul bagnato è impossibile. Purtroppo sì, o meglio, bisogna essere veramente bravi. Io non lo sono abbastanza, evidentemente. Fanno doppietta alla fine le Mercedes, ci arriva Leclerc sul podio. Quindi due Mercedes e due Ferrari. Ecco, se non altro, la giallona ha fatto male come noi oggi, più o meno. Quindi perdiamo punti nei confronti delle Mercedes, ma non degli altri, credo. Vediamo un attimo. Scopriamo in che modo questo finale ha modificato. Sì, Gasly arriva quinto, poi Ocon sesto, Alfa Romeo con Perez, Norris, sì. Praticamente va a punti solo Verstappen, che ne fa due. Oggi voglio fare gli altri, le giallone e male male. Quindicesimo e sedicesimo, di Latte Albon. Vediamo un attimo la classifica, la posizione in classifica. Che vede a questo punto, aspettate che vi tolgo le camere. È tempo di salutarci, ma Luca ed io vi aspettiamo per il prossimo appuntamento con la Formula 1. La classifica che vede in testa Lewis Hamilton, seguito da Kvyat e poi Nico Hülkenberg, che comunque rimane a meno 20 dalla vetta, quindi non siamo lontanissimi, e Verstappen invece a meno 40, quindi comunque Kvyat rimane lì. Bottas prende un bel po' di punti a tutti quanti, visto che era molto indietro. Diciamo che non è cambiata tantissimo, cambia la costruttori, dove perdiamo i 20 punti di vantaggio, andiamo addirittura sotto la Mercedes con questa disfatta totale delle Red Bull. Lì veramente con Verstappen che entra dopo di me, si fa la penalità, che tra l'altro era ingiusta tra parentesi, perché non ho capito il senso. Anzi, vediamoci gli highlights velocemente se ce la fanno rivedere. No, non ci sono gli highlights. Niente, allora avanziamo. Come non detto. Sì, molta amarezza, Tommy, soprattutto perché... Sto leggendo il tuo messaggio sopra. Molta amarezza soprattutto perché la gara era... Ho messo la camera sbagliata, scusate. La gara era... si era messa su binari giusti, in realtà. Perché eravamo sull'asciutto e avevamo fatto una grande gara. A Baku dobbiamo fare la gara top. Purtroppo sì. Diciamo che la gara di oggi ci obbliga a fare bene a Baku, ragazzi. Sì, sono sofferente, ti dico la verità, dammi, sono sofferente perché è stata una sofferenza la gara. Rosico tantissimo a finire così. Sono molto amareggiato perché sento che potevamo fare di più oggi. Avevamo il potenziale, soprattutto sull'asciutto, per fare molto meglio e... Purtroppo poi sbagnato non l'ho proprio tenuta, non c'è stato verso, l'avete visto quante volte ho sbinnato e la metà delle volte ho anche flashbeccato, ma non è servito perché continuavo a sbinnare. A un certo punto è inutile flashbeccare tutto, evidentemente doveva andare così. Eravamo messi bene, però ragazzi la Formula 1 è anche questa, quindi va bene così, bisogna però a questo punto tirare fuori la grande prestazione a Baku, per forza. Adesso vi do le papaie per la bet, giustamente. Comando, molto bene, ecco qua. Ciao Luca, benvenuto, grazie per il follow. Allora, niente podio, quindi. Vediamo il meteo per Baku, sperando che, insomma, io direi che con la pioggia direi che abbiamo già dato, però andiamo a vedere il meteo per Baku. E poi ce ne andiamo a cena, che sono già le 8:10, abbiamo anche sforato stasera. Ok, abbiamo ricevuto i nuovi pezzi dalla fabbrica. Andiamo all'assegnazione delle gomme, rimettiamo un'assegnazione più bilanciata stavolta. No, scusate. Bilanciato, ok. Andiamo un weekend di gara, come va? Arrivi alle 8:30 se non ti ritravi, sì è vero, tra l'altro finiamo tra 10 minuti abbondanti. Se Baku dovesse arrivare al podio, quanto ti dovrebbe distaccare? Dipende tutto da come arriva Hamilton. Ciao Sebastian, benvenuto. Dipende come arriva Hamilton a Baku. A Baku serve la grande prestazione, ragazzi. È vero, quando corro a Monaco sforiamo sempre di 8, perché Monaco è una pista lenta, io vado ancora più lento, quindi no, a Baku c'è il sole, eh. A Baku c'è il sole, per fortuna. Non questo.
Vediamo se è il caso di sviluppare qualcosa o di tenerci i punti. Io direi che in vista dei prossimi Gran Premi è ora di cominciare a sviluppare anche l'aerodinamica e prendere questo qui, che è un gran bel pezzo, che però ci costa 3.200. Quindi direi di cominciare a mettere un po' da parte i punti risorsa per ora. Il telaio, sì, da una parte anche il telaio ci sarebbe da lavorare, però considerando che adesso arriveranno piste tipo Spa Monza, anche il Canada, tutto sommato rientra in questo discorso, sono piste abbastanza veloci dove cose come la riduzione della resistenza aerodinamica, secondo me ci aiuta parecchio. Vediamo. In ogni caso preferisco risparmiarli. Siamo lì con la Mercedes come valori. Ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia anche in una serata difficile come questa. L'appuntamento per la prossima live è sabato mattina. Nessuno è venuto a chiederti perché ti chiami Hulkenberg, è vero. Sabato mattina, tarda mattinata, circa ore 11:30. Poi vi aggiorno sempre su Instagram perché prima ho l'appuntamento dal barbiere, quindi appena finisco dal barbiere live, sicuramente non prima delle 11, diamoci come orario orientativo 11:30, poi se arrivo prima anche prima. Quindi, grazie a tutti per la compagnia, ragazzi, buona serata, ci vediamo sabato mattina.